Ci troviamo qui al Teatro Tosti in compagnia del sindaco Leo Castiglione perché oggi c'è stata la conferenza stampa sui riti della Settimana Santa. Chi meglio del sindaco, ci permettiamo di fare una battuta, in questo periodo sta passando delle settimane proprio di passione, giusto? Sì, la battuta l'avevo anticipata, calza a pennello, ma nonostante questo la Santa Pasqua e il periodo pasquale è un periodo che ci deve unire tutti, e deve far riflettere tutti, deve essere questo programma un programma sentito e partecipato da parte della cittadinanza, per, come è stato detto dal Presidente, per tutto il lavoro che c'è dietro, in tutto il programma, che è un programma molto ricco che presenta anche delle novità, e quindi la gratificazione innanzitutto è nella fede di ognuno per chi crede, ma poi anche verso chi lavora, perché sono loro che permettono appunto la buona riuscita degli eventi, ma soprattutto c'è la buona riuscita quando è una riuscita partecipata, e per questo invito tutti i cittadini a partecipare, non solo i figuranti, non solo quelli che partecipano appunto alla processione, ma la partecipazione della città la si può manifestare appunto diversamente. E detto questo, certamente questo Venerdì Santo, se ricordiamo quello che abbiamo passato qualche anno fa durante il Covid, diciamo che stiamo tornando alla normalità, ma non dobbiamo dimenticare il passato, ecco, questo è importante, forse se facciamo questo diamo anche più valore al Venerdì Santo del 2024. Mi trovo in compagnia del signor Rodolfo Scoccimarra, che è presidente dell'Associazione Passio Christi. Io qui in mano anche il percorso che quest'anno si farà il Venerdì Santo. Però prima di spiegare un attimo questo nuovo percorso, volevo chiedere cosa c'è dietro questa macchina. Sicuramente c'è tanto lavoro da fare e già avete iniziato da tempo, giusto? Sì, diciamo che noi cominciamo gli incontri per la preparazione già da subito dopo Natale, quindi dai primissimi giorni di gennaio, proprio con degli incontri noi del direttivo, e facciamo tanti incontri perché per programmare un po' tutta quanta quella che è l'organizzazione occorre veramente tanto tempo e tanto impegno. Poi occorre mettere insieme un po' anche le disponibilità delle persone, che sono anche tante che partecipano in maniera attiva, che sono fuori, per cui non è una cosa molto semplice. Infatti tante riunioni che facciamo le facciamo in video anche con le persone che sono fuori, proprio perché per portare anche a loro a conoscenza tutto ciò che si decide e si programma. Soprattutto poi quando ci sono delle cose che non sono le solite, che portiamo dei cambiamenti, e quindi allora lì diventa un discorso importante, insomma, per quanto riguarda. Aggiungo, nella conferenza stampa è stato detto e spiegato che quest'anno il tragitto è stato modificato, quindi lo vorremmo ribadire anche per le persone che ci ascoltano. Sì, il percorso, diciamo, soprattutto quello della sera, è stato modificato con un cambiamento, tagliando un tratto che solitamente facciamo, anche perché abbiamo fatto una riflessione che naturalmente facendo il vecchio percorso si passava due volte per il corso, per cui era un qualcosa in più. Abbiamo preferito toccare un'altra zona, quest'anno facciamo una prova, e nello stesso tempo questo ci consente anche di accorciarla un attimino, che non dispiace a quelli che devono portare tutti i simulacri, insomma. Volevo ripetere che per quanto riguarda la processione della mattina, dell'alba, esatto, ci sarà un punto particolare, andrete a sostare davanti, certo, al cimitero, giusto? Certo, sì, e quest'anno diciamo, quando facciamo le riunioni c'è anche naturalmente il nostro parroco, Don Graziano, il quale quest'anno ci aveva invitato di creare un percorso che ci portasse
poi al cimitero. E così è stato fatto, perché lui è molto attento a questo discorso, soprattutto dei giovani che sono morti in età purtroppo troppo giovane. E quindi vogliamo quest'anno nel percorso arrivare al cimitero, fare una sosta e fare una preghiera proprio per tutti i defunti e soprattutto per tutti questi giovani che sono morti in anticipo, diciamo. Io ringrazio e vi auguro buon lavoro. Grazie, grazie a voi, grazie. Sono col team giusto, il maestro Angelucci, che oggi ci presenta il canto sul Salmo 50. In epoca di pandemia, questa bisogna specificarlo. E niente, abbiamo anche il maestro De Guglielmo, che saluto. Niente, vogliamo parlare un attimo per questo concerto che ci sarà la Domenica delle Palme. Sì, il concerto della Domenica delle Palme di quest'anno è fondamentalmente la presentazione di questo lavoro discografico, il primo dell'Orchestra Sinfonica Tosti, della neonata Sinfonica Tosti. Ed è un lavoro che, come si può presumere già dal titolo, è stato scritto e composto durante il periodo pandemico. Lo presentammo 2 anni fa per la prima volta qua, proprio nel concerto della Domenica delle Palme del 2022. A dirigerlo per la prima volta fu la maestra Cinzia Pennesi. E quest'anno, ecco, abbiamo colto l'occasione appunto dell'uscita discografica per riproporlo alla cittadinanza, sperando che risponda il più positivamente possibile. Io passo la parola al maestro De Guglielmo, perché giusto facciamo capire, questo concerto, per quanto riguarda il biglietto, bisogna passare qui al botteghino, quindi diamo altre informazioni a chi ci ascolta. È un concerto in stagione del Teatro Tosti, un appuntamento ormai fisso, anche questo è di tradizione. I biglietti sono in vendita presso il botteghino tutti i giorni, dalle 18 alle 20, il giovedì la mattina dalle 10.30 alle 12.30. Ci sono ancora tanti posti a disposizione, quindi sarà un'occasione per poter ascoltare questo Salmo 50 e iniziare questa settimana santa nel migliore dei modi. Ecco. Maestro Angelucci, qui abbiamo dietro le quinte anche un altro, sì, diciamo, collaboratore, grazie, ce lo presenti. Lui è il maestro Carlo Maria Genovesi ed è stato il direttore artistico di produzione di tutto il disco, anche perché io non ho le competenze tecniche che ha lui e soprattutto che non è nella fase di direzione, quando lui da dietro cercava di cogliere quelle che potevano essere anche le imperfezioni, ma soprattutto è stato colui che ha ridato vita, ha dato vita veramente alla mia composizione, perché chiaramente un fatto è scriverlo, a scrivere un qualcosa e averlo poi nella testa, un fatto è poi riascoltarlo e vedere quanta corrispondenza possa esserci fra le due fasi. Allora, la domanda che per me, diciamo, nasce spontanea, i tempi di lavorazione di quello che effettivamente ha creato il maestro? Beh, i tempi più che altro di realizzazione di quello che è stato il prodotto. Abbiamo registrato nel mese di novembre presso la Sala Eden, 2 giorni intensi, ovviamente con anche tutte le varie problematiche, dato sbaglia uno, sbaglia l'altro, il suono non è giusto, rifacciamo, quindi comunque tempo ci vuole, poi ovviamente uno si dà dei limiti e cerca di sempre di rispettarli per quanto possibile. Poi ovviamente dopo l'acquisizione del suono, dopo la registrazione, siamo andati in studio per mistare, siamo stati al Bass Recording Studio presso Montesilvano, e anche lì 2 giorni di missaggio, dalla mattina alla sera non stop a riascoltare eccetera eccetera, e infine col mastering, dove si finalizza il missaggio per poi portare su supporto fisico o comunque sulle varie piattaforme streaming. È stato un bellissimo lavoro, ho cercato di fare al meglio, realizzare al meglio quello che ha scritto il maestro Angelucci, sono ancora entusiasta del lavoro che abbiamo fatto,
e spero che piacerà a tutti, voglio dire. Volevo ringraziare il maestro Genovesi, il maestro Angelucci e il maestro De Guglielmo, che ci ha dovuto abbandonare per un altro impegno che aveva preso precedentemente. Un ultimo invito chiedo al maestro Angelucci. Sì, più che un invito, due informazioni: che questa sera fra le 7 e le 8 sul canale YouTube dell'orchestra uscirà il video ufficiale del Miserere, che è il terzo brano contenuto nel disco, che poi è la quartina che dà il nome a tutto il salmo, no? E, con le riprese e il montaggio di Edoardo Di Pierro, e uscirà anche sul nostro canale Facebook, la nostra pagina Facebook ufficiale. E il disco è stato anche realizzato grazie al patrocinio del comune di Ortona, e, insomma, speriamo che questo sia, questo oltre che un vanto per l'orchestra e per la città, spero che sia anche il primo di una serie di lavori discografici che ci possano vedere impegnati nel medio termine. Io ringrazio e vi auguro buon lavoro e soprattutto buona Pasqua. Grazie e buona Pasqua a tutti voi.